Allora, eccoci qua. La videochiamata di questa sera ha come argomento come gestire la propria dispensa per fare la dieta al meglio. Chiaramente questa è una problematica che è comune a molte di voi, perché molto spesso vi trovate in una situazione in cui dovete cucinare non solo per voi stessi, ma anche per altre persone, e quindi diciamo la gestione dell'acquisto degli alimenti e quant'altro, della preparazione dei pasti, può essere sicuramente una problematica che vi può necessariamente anche un po' disturbare, perché spesso quando in casa ci sono anche un sacco di alimenti che non rientrano nella vostra dieta, ma vi portano in tentazione, delle volte qualcuno logicamente ci casca. Allora, partiamo intanto dal concetto di come fare la spesa. Innanzitutto, uno dei consigli è quello di, quando andate a fare la spesa, di seguire due regolette. La prima regoletta è comprare solo le cose scritte nella dieta. Per quanto riguarda la vostra spesa personale, attenetevi esclusivamente agli alimenti che sono consentiti all'interno del vostro piano alimentare. La seconda regoletta è comprare le quantità precise. Per esempio, se sapete che mangiate un tot di volte a settimana il pollo, comprate il pollo magari già sporzionato, oppure andate in macelleria e fate già preparare le porzioni, quindi già pesate, già sistemate, già organizzate. Se comprate la frutta, più o meno comprate la frutta necessaria, né di più né di meno, magari al vostro fabbisogno settimanale. Ok, anche questa è un'altra regola. Cercate nelle quantità che andate ad acquistare di non acquistare degli esuberi che poi vi possano mettere nella condizione di mangiare più quantitativo di roba. E anche dal punto di vista organizzativo, dividere le quantità prima o comunque comprare già giuste porzioni suddivise nel giusto modo vi permette già di essere agevolate per quanto riguarda la preparazione. Molte di voi però purtroppo, e per fortuna magari, hanno una famiglia che non consuma solo quei determinati alimenti che mangiate voi. E allora quali sono le azioni da fare? O cercate piano piano di spostare tutti su un piano un pochettino più healthy, ok? Ma nel caso non ce ne fosse la possibilità, voi fate proprio due spese distinte e le andate a posizionare anche in cucina, possibilmente separatamente. E nello stesso frigorifero, anche nel frigorifero, utilizzate degli spazi per voi e degli spazi per il resto della famiglia. Questo per quale motivo? Perché mentalmente, avere una suddivisione delle cose vi aiuta tantissimo. Cioè, lo so che può sembrare una cavolata, ma in realtà non è così. Avere un'adeguata suddivisione degli spazi in cui ci sono una zona in cui riponete gli alimenti per gli altri e che sapete che non dovete mangiare, e una zona in cui invece c'è solo ed esclusivamente la vostra roba, quella concessa dal piano, è un aiuto. È chiaro che poi se uno vuol mangiare o vuol sgarrare, sgarra lo stesso, ma avere ordine nella vostra cucina vi aiuta ad avere ordine e rigore dal punto di vista mentale. È un qualcosa che spesso è sottovalutato, ma in realtà vi posso assicurare che aiuta tantissimo. Quando dovete andare a cucinare, la stessa cosa, cercate di ottimizzare i tempi e cercate di cucinare nello stesso momento, magari sia le vostre cose, sia le cose per la vostra famiglia, se ovviamente sono diverse, ma cercate di accomunarle il più possibile. Tanto, parliamoci chiaro, non è che se a vostro marito o ai vostri figli gli preparate le stesse cose che preparate a voi, gli fate un dispetto. Anzi, gli fate bene, perché comunque li fate mangiare sicuramente alimenti più sani che in realtà mangerebbero. Se avete un figlio da crescere, magari abituarlo fin da piccolo, anche se non vuole, a mangiare, a introdurre un po' di verdura nel contesto della sua alimentazione, ma gli fa bene, ragazze. Gli fa assolutamente bene. A voi vi snellisce tutti i processi di preparazione e agli alimenti e alle persone della vostra famiglia gli fate senz'altro un favore, perché le introducete man mano, piano piano, in uno stile di vita corretto. Ok? Quindi questo è un procedimento da fare. Quindi la gestione della dispensa, e io per dispensa intendo appunto la cucina e gli alimenti che voi riponete in cucina, è fondamentale, e gestire la dispensa in maniera ottimale è sicuramente uno step da automatizzare e che vi permette di gestire al meglio la vostra alimentazione. E si parte dal momento in cui si va a fare la spesa,
che come vi ho detto è sicuramente importante, fino a per passare poi a lo stoccaggio, se così lo vogliamo chiamare, è un termine un po' industriale, ma di questo stiamo parlando, quindi lo stoccaggio degli alimenti all'interno della vostra cucina. Quindi se in famiglia avete delle persone che mangiano anche junk food oppure cibo estremamente sporco, dovete dividerlo dal vostro, perché dovete cercare di eliminare al massimo i momenti in cui voi vi trovate a contatto con il junk food. Quindi magari metterlo in un mobile separato, se avete le pastine dei bambini, metterle in mobili separati che non sono continuamente sotto i vostri occhi. Nel frigo, se avete le merendine che stanno in frigo, dei bimbi, le cioccolate, tutte queste cose, tenetele separate. Dovete avere uno spazio solo per le vostre cose, e anche le vostre cose devono essere preferibilmente acquistate e conservate in maniera intelligente. Quindi evitate gli sprechi, evitate gli esuberi, evitate di comprare le cose in quantità industriale perché magari volete cadere nell'offerta X piuttosto che Y, ma cercate di avere in casa lo stretto necessario che vi serve per la vostra alimentazione. Se voi andate a fare la spesa una volta a settimana, comprate le cose precise per quella settimana, ovviamente non meno, ma è sbagliato comprarne anche di più. Cioè, se voi sapete, vi faccio un esempio, Alessandro mi ha detto che posso mangiare lo Yoegg nella settimana nello spuntino di metà pomeriggio. Perfetto, andate a fare la spesa una volta a settimana, quanti Yoegg comprate? 7, non 12, che poi smattate e me ne mangiate 2-3 nell'arco di una giornata quando magari ne è concesso uno solo. Ok, ne comprate 7 se andate a fare la spesa una volta a settimana. Se andate a fare la spesa 2 volte a settimana, ne comprate 3, una volta 3, una volta 4. Ma dovete comprare gli alimenti precisi, perché se sono precisi voi non ne mangiate di più. Se ne comprate di più avete un'opzione per sbagliare, quella di mangiarne di più, di cadere in tentazione e mangiare più quantità di quell'alimento. Se Alessandro o il vostro coach vi ha detto che potete mangiare lo yogurt 3 volte a settimana, quanti yogurt comprate? 3 ne dovete comprare, non 5, 6, 7, perché poi ne mangiate 5, 6, 7. Potrebbe non andare così, ma spesso va così. Se anche nella vostra famiglia mangiano lo yogurt o mangiano altri magari alimenti pronti, comprateli diversi. Voi dovete sapere esattamente quali sono i vostri e essere nella giusta quantità. Separate e tenete quelli di tutti gli altri. Questi sono tutti trucchi che vi servono per organizzare al meglio la vostra dispensa. È una dispensa organizzata bene, riduce al massimo le possibilità di cadere in errore o di cadere in tentazione. Se siete persone un pochettino più fragili psicologicamente, è sbagliato farvi passare sotto al naso tutte le volte cose che possano far cadere in tentazione. Assolutamente, non va bene. Dovete ridurre al massimo le possibilità d'errore. E una gestione intelligente della vostra dispensa vi mette già sulla buona strada. Quindi questo era l'argomento di questa sera, trattato in maniera abbastanza veloce, pochi concetti, semplici, ma ricordatevi che una organizzazione fatta bene vi permette di risparmiare tante pene. Quindi la gestione furba della dispensa è uno step importante, veramente importante.